Siamo arrivati a un altro appuntamento con l'esperto delle relazioni Massimo Taramasco. Massimo, benvenuto. Ieri abbiamo parlato delle cose che una donna non dovrebbe mai dire a un uomo, ma adesso tocca anche ai maschietti. Quali sono le cose che non andrebbero mai dette a una donna? Ecco. Innanzitutto, ciao Adriana. E allora, beh, sono molte le cose che un uomo non dovrebbe mai dire ad una donna. Alcune si sovrappongono, diciamo, per cui potremmo dire che sono cose in comune. Quindi tutto quello che non va fatto anche verso una donna, diciamo, è manifestare un eccessivo controllo, e quindi delle frasi che la controllano, no? Quindi del tipo anche qua, fammi vedere il telefono, fammi controllare il telefono, voglio vedere chi è questo, chi è quell'altro, come si chiama la tua amica con la quale esci, insomma, avere da tutte le idee di controllo, perché tutto ciò che si manifesta come controllo paradossalmente spinge l'altra persona nella direzione opposta, insomma, la spinge verso a fare l'opposto di quello che tu pensi che lei, che quello che tu vorresti che lei facesse, insomma. Poi ci sono altre frasi che invece non andrebbero mai dette, che vanno, diciamo così, a gratificare eccessivamente, che spesso gli uomini dicono a una donna, ad esempio, che è dimagrita. Oh, ti vedo proprio magra adesso, perché questa frase qua puoi usarla se vuoi penalizzare, ma non è una frase gratificante, perché significa prima era grassa, Ecco. adesso è dimagrita. Ok? Quindi questo, oppure oggi ti vedo bella, vuol dire che ieri ero un cesto, no? Quindi ci sono tutte delle frasi che, allora, si possono usare a livello di penalizzazione, se vuoi penalizzare, ma non sono frasi gratificanti. Oppure altre frasi che non vanno dette perché non ti fanno vedere come un maschio alfa: cosa vuoi fare questa sera? Dove vuoi che andiamo questa sera? Cioè chiedere che cosa vuole, perché ti metti, diciamo, ti fai vedere come un maschio gregario, fondamentalmente. Una donna invece è attratta da un maschio alfa, anzi, paradossalmente, se lei ti dice questa sera mi piacerebbe, che ne so, andare al ristorante cinese, molto meglio rispondere: vabbè, la prossima volta ci andiamo, ma stasera ho già prenotato al giapponese, per fare un esempio, no? Quindi, evitare di chiedere quello che vuole fare e farglielo fare, insomma, perché questo ti svilisce, diventi un maschio beta, un gregario. Non, ovviamente sempre nella massima gentilezza e tutto, però devi far vedere che sei un maschio alfa. Un maschio alfa è quello che in certo modo conduce il gioco, il capobranco, insomma, non ha bisogno di chiedere. C'era la famosa pubblicità: è l'uomo che non deve chiedere mai, ma in realtà è così. Bisognerebbe appunto dimostrare. Un uomo deve dimostrare sicurezza in se stesso, farsi vedere sempre indeciso, ad esempio: è meglio fare questo o è meglio fare quello? Non va bene, cioè decidi dentro di te che cosa vuoi fare e poi manifestalo, insomma. Queste Certo, sono le cose fondamentali. il maschio alfa è un uomo che ha le idee chiare, quindi ecco. È un uomo che dimostra di avere valore superiore rispetto ad altri uomini, ad esempio, e quindi non si dimostra bisognoso, fondamentalmente. Certo. E allora, vogliamo ricordare che tu hai un canale YouTube che va fortissimo, hai superato i 40.000 iscritti, ci Stiamo sono. arrivando ai 40.000, sì. Eh sì, siamo arrivati ai 40.000, hai superato i 6.000 video, 6.300 se non sbaglio. Sì. Si possono vincere dei corsi, coaching sull'autostima, se non sbaglio, con l'iscrizione al Sì, canale. esatto. E quindi andate su YouTube e cercate Massimo Taramasco. Io l'ho fatto e devo dire che mi diverto molto ogni tanto a guardare i video. Massimo, noi ci sentiamo Perfetto. nel prossimo appuntamento. Benissimo. Ciao Adriana, un piacere, ciao.